Il giorno del futsal maschile è finalmente arrivato per questa stagione 2023-2024, che vedrà i leoncini neroverdi del calcio a 5 cominciare la propria season fra le mura amiche del Pala Borsellino. Sabato 14 ottobre contro il Città di Palermo, una stagione in A2 che certamente darà mille stimoli alla squadra di casa dopo la promozione dell'anno scorso, così come affermato dal presidente neroverde. Le prime sensazioni sono positive, il fatto già di avere un bel po' di gente qui a seguito della squadra può solo farci affrontare una stagione da matricola con lo spirito del divertimento. Noi possiamo solo dire alla gente che comunque metteranno il cuore in campo ogni partita senza pensare al risultato, con l'obiettivo di divertirsi. Una squadra che non si pone limiti ed obiettivi per essere comunque protagonista, seppur matricola, in questo campionato di A2. Una nuova avventura per tutti quanti, faremo un campionato molto difficile, la squadra sarà come sempre, tosta e come siamo sempre stati. Spero di... comunque questo mese i ragazzi comunque hanno lavorato benissimo, speriamo bene. Sono abbastanza soddisfatto della campagna acquisti, la società si è mossa abbastanza bene. Infatti non abbiamo cambiato tanto, abbiamo messo 3 o 4 innesti giusti che ci volevano. Sabato giochiamo con il Palermo, troviamo una squadra molto ostica, dobbiamo stare attenti. Noi comunque siamo pronti a questa gara che non sarà facile. La presentazione ufficiale si è tenuta al Via Vai Center di Via Lazzati, alla presenza di un folto pubblico che sicuramente animerà le partite casalinghe del Bitonto Futsal. Abbiamo lavorato bene, i ragazzi sono messi a disposizione e poi sinceramente vedere la risposta della gente che viene per questa presentazione ci fa più che piacere, quindi le sensazioni sono abbastanza positive. Partiamo senza avere obiettivi come ogni anno, non ci precludiamo però niente, ci piace soprattutto far divertire, quindi speriamo bene quest'anno di divertirci in primis noi e poi far divertire tutti quanti. Per il momento la squadra è al completo così, se qualche ragazzo risulta meritevole di aggregarsi alla prima squadra dell'Under 19 che abbiamo, che quest'anno abbiamo anche allestito in maniera abbastanza puntuale per cercare di far crescere un po' di giovani bitontini, si aggregherà alla prima squadra, altrimenti partiamo così, poi a dicembre si vedrà. In bocca al lupo ragazzi, e che sia una stagione da matricole terribili che tanti ricordi evoca nel calcio a 5 di città.